iniziato adesso l'incontro. La grande 2 non è... supera però l'avversario diretto contro piede della Verina, che prova ad andare lancio lungo a cercare la numero 3, si invola solo, ma forse un rimbalzo un po' del pallone sconnesso non facilita le azioni del numero 3, che comunque classe e mezzo, la palla è passata, un secondo tentativo, arriva chiusura ottima della difesa, ma ancora in attacco la formazione con la maglia rossa, contro cross di qua, infinita questa azione per la Merina, si coordina, può andare al tiro, palla sulla traversa dopo la parata comunque dei GD, i ragazzi in maglia rossa. Bilancio lungo, non è troppo, Stefani interviene, cambio passo per lui, va sul fondo grassi in mezzo, manca l'intervento, passa avanti il Monte Fiascone, di nuovo con Stefani, l'uomo praticamente che sblocca tutte le partite. Cross lungo, ancora la spezzata di testa, interviene il portiere, la palla rimane lì in due tempi e GD. Passano per Stefani, sempre lo da scambiare, ancora Stefani, se la porta sul destro, va vale al tiro, deviato anche in questo caso, calcio l'angolo, no, il pallone che non passa perché Stefani intuisce, sale il 62, vengono anche l'intervento, vanno in solitaria fermati anche di qua i ragazzi. Passeri, vale, tiro con il destro, che gol ha trovato Passeri, palla che dà un bacio al palo ed entra in porta 2-0, Montefiascone. Con le mani, il pallone buono, possibilità, ancora in mezzo, il tocco di testa, c'è il gol che riapre subito la partita, bello il colpo in girata del giocatore Cristian Marco, quindi per la Merina che riapre subito i giochi, un momento forse che sembrava ormai tutto fermo, ma c'è già una giocata, deve intervenire e Gidi si è svegliata ovviamente la Merina Bianca, calcio d'angolo, questa volta è basso, libera la difesa, vediamo se ha accusato il colpo oppure no il Montefiascone, di certo ha preso coraggio la Merina Bianca, in questi ultimi 9 minuti ci sarà da divertirci, adesso il tocco è spinto da Passeri che la tiene lì in campo, tenta la giocata che non riesce, bella la sfida con il numero 5, sterzata contro sterzata tutti e due, ma Passeri esce vittorioso, cambio passo del 77, si fa tutto il campo, sguardo in mezzo, arriva al traversone, anzi è un tiro, deve volare Frittella e buttarla in angolo. È finita, diamo tutto, Passeri, dai, esagera, perde pallone, Marco Lotta, Stefani che conca di media, sale anche lui, lungo ancora da Tartufolo, la tiene il 99, va a sfidarsi con l'avversario, è passato per perso l'equilibrio, per Ebani, anche lui però sbaglia il pallone, spesso si fanno attaccare troppo presto, prima di scaricare palla, Tartufolo è passato, va sul fondo, palo di Tartufolo. In qualche modo provare a trovare il gol della Merina, ma invece vuole chiuderla il Montefiascone, ci prova con Passeri, bella questa palla per l'attaccante a lottare ancora Tartufolo, se la riprende dopo averla persa da terra, bello il suo lavoro, poi il pallone un pochino telefonato per i compagni, lotta anche Fratini, forse la tenuta in campo, un po' di confusione, comunque Passeri prova a mettere la parola fine alla partita, va sul fondo, cross in mezzo tutto solo, Tartufolo trova il gol del 3-1, chiude praticamente i giochi. Gioco che riprende, lancio lungo, ancora a velocizzare, passato perché Gianchi ha sbagliato, intervento però è attento a Gidi, viene a supporto, ancora per la possibilità della Merina, da dietro, cross verso l'8, escono in due, vediamo se la possibilità qualcuno arriva al tiro oppure no, ci prova adesso, palla respinta, ancora è buona, Taborini in mezzo, cade, e non c'è più tempo, vince il Montefiascone 3-1 e va avanti.